Buonasera a voi con il tecnico Gallo per commentare una partita oggettivamente brutta, dove il Pescara qualche occasione l'ha avuta nel primo tempo, nel secondo tempo le due squadre si sono annullate senza emozioni e senza creare pericoli. Sì, è una partita combattuta, il Pescara ha avuto due occasioni su palla nostra, quindi su calcio d'angolo nostra, due ripartenze, però niente di che. Noi abbiamo avuto una possibilità con Zappella, che c'è stata una ribattuta in extremis, adesso non mi ricordo di chi, è stata una partita combattuta. Noi avevamo bisogno di questo punto perché stiamo lottando partita per partita per ottenere una salvezza sofferta in una stagione sofferta. La partita bloccata, quindi la paura di perderla prevalso entrambe le squadre secondo lei? Io non ho mai detto alla mia squadra di non vincere, quindi di non provare a vincere, quindi a volte le partite poi vengono fuori così perché in campo i giocatori percepiscono cose che magari possono rischiare. Accettiamo questo risultato. Studio per una domanda al tecnico Gallo. Farà naturalmente, rivolgerà Alessandro Alberti. No, mister, sì, dici giustamente che non si entra mai per cercare di non vincere. Ti faccio una domanda in chiave invece Pescara. Che ruolo pensi che possa recitare Pescara nei prossimi play-off, nonostante quest'anno sia stato un anno evidentemente tribolato? Ecco, con la tua esperienza, cosa pensi che possa fare Pescara? E mi farebbe piacere sentire il tuo parere. Certo, ma io penso che è vero che il Pescara è una squadra molto giovane, perché basta vedere le date di nascita di questi ragazzi, però sono giovani di grande qualità e i playoff verranno giocati in un momento dove ci sarà caldo, dove bisognerà avere freschezza. Io non darei così per scontato un passaggio di poco conto del Pescara. A me i giocatori del Pescara piacciono, quindi ritengo che possa fare delle partite importanti e possa anche ritagliarsi un qualcosa di importante.